Altra pillola, altro argomento. Abbiamo parlato della casa da acquistare, parliamo di una casa da vendere. Abbiamo ereditato una casa oppure abbiamo una casa in più, una casa che avanza, Fabrizio. Mica male, Mica male. la vogliamo vendere. Come si fa per vendere? La prima cosa, presumo, e chiedo a Davide Morelli, è stabilire un prezzo di vendita. Certo, è una Però delle. non, lì il fai da te non vale. Non è che faccio bella casa del nonno, quindi vale 200.000 euro perché emotivamente, No. secondo me, vale così Direi tanto. di no, per non avere aspettative che poi magari possono essere deluse. Io consiglio sempre, cioè la cosa più importante è individuare il giusto prezzo di vendita. Ci sono delle case che purtroppo, insomma, in 34 anni di attività alla Lloyd le vedo spesso, diciamo, stanno sul mercato mesi, mesi, addirittura a volte un anno e mezzo. Quando è così è sicuramente sbagliato il prezzo a cui viene offerto in vendita quell'immobile. Quindi Poi, sbagliare il perdonami prezzo. Davide, diventa controproducente perché chi cerca casa si accorge che quell'immobile lì, quell'appartamento lì è in vendita da tanto tempo e sicuramente se mai dovesse offrire qualcosa offre sempre molto meno rispetto a quello Certo, che. questo è uno, diciamo, dei problemi che nasce quando l'immobile è da troppo tempo sul mercato. Se l'immobile è in prezzo, diciamo, giusto, quando viene messo sul giusto prezzo, 3-4 mesi dovrebbero bastare per essere venduto, specialmente in un mercato come ora, diciamo, dove i prezzi sono abbastanza stabili, quindi non ci sono scossoni, almeno per il momento. Quindi diciamo che il prezzo è importante individuarlo correttamente e questo. Non voglio, diciamo, lanciare una freccia, diciamo, a favore della categoria, ma ovviamente un buon agente immobiliare, diciamo, ti può indicare meglio forse di chiunque altro il prezzo veramente Ma questo è corretto. oggettivo, cioè è Sì, ma chiaro. l'occhio vigile dell'agente immobiliare. Sì, e magari che si toglie, diciamo, dai panni, no, i motivi, diciamo, del proprietario oppure dell'amico del proprietario che gli dice il tuttologo, no? Ci sono, diciamo, un tecnico che magari più che tecnico, diciamo, non è a contatto col mercato, anche se lo sono abbastanza, però diciamo sicuramente la categoria giusta per dire il giusto prezzo di mercato oggi in quel momento è l'agente immobiliare. Questo è uno dei servizi che dovrebbe offrire, diciamo, l'agenzia. Quali sono le carte che devono essere in regola quando si va a vendere casa? Ecco, dopo aver individuato il giusto prezzo, la cosa più importante da fare è proprio questa, cioè vedere, verificare che le carte siano tutte in regola. Il venditore è responsabile delle dichiarazioni che, diciamo, apporta nell'atto di vendita, quindi, diciamo, è molto importante che l'appartamento sia vendibile. Purtroppo un privato, diciamo, difficilmente è in grado di sapere se queste, diciamo, cose sono state rispettate oppure no. Quindi la documentazione principale, che poi è quella che da qualche anno ci chiede il notaio, è la conformità urbanistica, quindi un certificato di conformità urbanistica che è redatto da un tecnico. Questo, diciamo, è un documento fondamentale che è bene procurarsi anche perché richiede una ricerca in comune, quindi richiede del tempo, specialmente in questi momenti con il Covid che ha rallentato un po' tutti gli uffici. È necessario avere questa documentazione. L'ape, che non è un L'ape. mezzo di trasporto. No, E neanche nemmeno un che pinza, bravo, nemmeno insetto. insetto, l'ape è l'attestato di prestazione energetica, anche questo è indispensabile, lo è addirittura anche in fase di pubblicazione degli Degli annunci, annunci. perché, diciamo, la classe energetica dà un livello, diciamo, appunto di consumo energetico dove il consumatore, l'acquirente, può avvalersi, un po' come succede, diciamo, negli elettrodomestici, nei frigoriferi, dove uno guarda quanto consuma, come uno guarderebbe il consumo di un'automobile, quanto consuma di benzina o di gasolio, anche l'immobile ha un consumo e quel consumo va reso pubblico, Che è diciamo. proprio della casa, non segue il quartiere piuttosto che la No, zona, assolutamente. va dietro la casa. Va dietro la casa e addirittura se la casa cambia requisiti, perché magari vengono fatti il riscaldamento, viene fatto, diciamo, gli infissi nuovi, vengono messo un condizionatore, cambia. Quindi a secondo, diciamo, di come si presenta l'immobile, cambia anche l'ape. Ho messo la casa in vendita, trovo un acquirente, accetto la proposta, poi però la casa andrà consegnata a Ecco, chi questo. la acquista. Quando gliela devo consegnare? Ci si mette d'accordo? Sì. Certo, Troviamo un punto di caduta, una sintesi tra le esigenze di entrambi? quando la casa è abitata è importante perché già nel preliminare verrà data poi una data di consegna. Quindi
dell'immobile, quindi del saldo del prezzo, ma anche di consegna. Sono tempi che, quando la casa è abitata, è importante chiarire prima, è importante, se uno ha bisogno di comprare un'altra casa mentre sta vendendo la sua, prenditi il tempo necessario per trovarne un'altra, che sia da comprare, che sia in affitto, insomma, sono tematiche che vanno affrontate, stabilite, concordate per tempo e nel compromesso già vanno specificate. Ti faccio una domanda brutta, ma se questa tempistica viene superata, che cosa succede? Si diventa inadempienti, quindi la parte, diciamo, che non rispetta o il saldo del prezzo, quindi il pagamento, o chi deve vendere la consegna dell'immobile, va, diciamo, inadempienze che, finché sono tollerate e sono, diciamo, di comune accordo prorogate, va bene, poi se no si diventa inadempienti e quindi comporta tutta una serie di responsabilità legali anche. Ricapitolando, avete una casa da vendere? Riguardate questa trasmissione, perché ci sono almeno 5, Fabrizio, punti fondamentali da seguire, per i quali non potete sbagliare nell'acquisto, nella vendita. E soprattutto non dovete sbagliare, perché altrimenti la vendita non può essere perfezionata e soprattutto, cosa che trovo molto molto interessante, la tempistica di consegna dell'immobile. Fate attenzione. Prossima pillola, prossima settimana.